amore, il tuo amore grande. Signore, il tuo amore immenso, sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore. Signore, il tuo amore grande. Diario di Santa Maria Faustina Kowalska, secondo quaderno. Canterò in eterno la misericordia del Signore, la misericordia divina nella mia anima. Paragrafi 742-748. Gesù, Maria e Giuseppe. Figlia mia, se per tuo mezzo esigo dagli uomini il culto della mia misericordia, tu devi essere la prima a distinguerti per la fiducia nella mia misericordia. Esigo da te atti di misericordia che debbono derivare dall'amore verso di me. Devi mostrare misericordia sempre e ovunque verso il prossimo. Non puoi esimerti da questo, né rifiutarti né giustificarti. Ti sottopongo tre modi per dimostrare misericordia verso il prossimo. Il primo è l'azione, il secondo è la parola, il terzo la preghiera. In questi tre gradi è racchiusa la pienezza della misericordia ed è una dimostrazione irrefutabile dell'amore verso di me. In questo modo l'anima esalta e rende culto alla mia misericordia. Sì, la prima domenica dopo Pasqua è la festa della misericordia, ma deve esserci anche l'azione, ed esigo il culto della mia misericordia con la solenne celebrazione di questa festa e col culto all'immagine che è stata dipinta. Per mezzo di questa immagine concederò molte grazie alle anime. Essa deve ricordare le esigenze della mia misericordia, poiché anche la fede più forte non serve a nulla senza le opere. O mio Gesù, aiutami tu direttamente in tutto, poiché vedi quanto sono piccolina, e per questo conto unicamente sulla tua bontà, o Dio. Esame di coscienza particolare. Unione con Cristo misericordioso. Col cuore abbraccio il mondo intero, e specialmente i paesi selvaggi e perseguitati. Per essi chiedo misericordia. Due propositi di carattere generale. Primo, cercare il raccoglimento interiore ed osservare rigorosamente la regola del silenzio. Secondo, fedeltà alle ispirazioni interiori, tradurle in vita e in azioni secondo il parere del direttore spirituale. Durante questa malattia desidero adorare la volontà di Dio e per quanto sarà mio potere cercherò di prendere parte a tutte le pratiche di pietà che si fanno in comune. Per ogni dispiacere e sofferenza ringrazierò ardentemente il Signore. Sento spesso che all'infuori di Gesù non ho aiuti da nessuna parte, benché qualche volta abbia molto bisogno di chiarimenti in merito alle richieste del Signore. Questa sera, improvvisamente, ho ricevuto uno sprazzo di luce da Dio in merito ad una certa questione. Per 12 anni avevo riflettuto su una certa questione e non ero riuscita a comprenderla. Oggi Gesù mi ha fatto conoscere quanto ciò gli è piaciuto. Festa di Cristo Re, 25 ottobre 1936. Durante la Santa Messa mi ha investito un tale ardore interiore d'amor di Dio e per la salvezza delle anime
che non riesco ad esprimere. Sento che sono tutto un fuoco, che combatterò contro ogni male con l'arma della misericordia. Ardo dal desiderio di salvare le anime. Percorro tutto il mondo in lungo e in largo, e mi inoltro fino agli estremi di esso, fin nei luoghi più selvaggi per salvare le anime. Lo faccio mediante la preghiera ed il sacrificio. Desidero che ogni anima esalti la misericordia di Dio, poiché ognuno sperimenta su di sé gli effetti di tale misericordia. I santi in cielo adorano la misericordia del Signore. Io desidero adorarla fin d'ora qui in terra e diffonderne il culto, come Dio lo vuole da me. Mi sono resa conto che in certi momenti e nei più difficili sarò sola, abbandonata da tutti, e dovrò far fronte a tutte le tempeste e combattere con tutte le forze dell'anima, perfino contro coloro dai quali mi attendevo un aiuto. Ma non sono sola. Con me c'è Gesù. Con Lui non ho paura di nulla. Mi rendo bene conto di tutto e so quello che Dio vuole da me. La sofferenza, il disprezzo, lo scherno, la persecuzione, l'umiliazione saranno la mia porzione stabile. Non conosco altra via. Per un amore sincero, l'ingratitudine. Questa è la strada che devo battere, seguendo le orme di Gesù. Gesù mio, mia forza ed unica mia speranza. Sì, in te solo c'è tutta la mia speranza. La mia fiducia non rimarrà delusa. Il giorno della rinnovazione dei voti. La presenza di Dio penetra nella mia anima in modo non solo spirituale, ma l'avverto anche fisicamente. 2 novembre 1936. Verso sera, dopo i vespri, andai al cimitero, pregai un momento e all'improvviso vidi una delle nostre suore che mi disse: siamo nella cappella. Compresi che dovevo andare nella cappella e pregare lì per acquistare le indulgenze. Il giorno dopo, durante la santa messa, vidi tre colombe bianche che si alzavano in volo dall'altare verso il cielo. Mi fu dato di comprendere che non solo quelle tre care anime che avevo visto erano andate in paradiso, ma molte altre che non erano morte nel nostro istituto. Oh, quanto è buono e misericordioso il Signore! Signore, il tuo amore grande, Signore, il tuo amore immenso, sei qui presente e vivi in mezzo a noi. La morte non può strapparci dal tuo amore. Signore, il tuo amore.